Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati anche nel deserto della California. Siamo circondati da queste piante che sono tipiche di questi paesaggi. Pazzesco! Il camion ha le ruote adagiate su questo manto di sabbia, non tanto soffice. C'è comunque tutta questa erbetta che probabilmente in tempo di pioggia fa apparire questo paesaggio completamente diverso. Per raggiungere questo punto abbiamo percorso una strada sterrata per qualche chilometro. E questa strada porta a quelle piantagioni di pannelli fotovoltaici e di pale eoliche. The traumatized heavy waters. I used to be so young and free, but now I'm bound by the bonds that pay. I know what I should do, and I've known it for a long time, and I've only gotta do it. Brain is formed by choices before standing by the water. Seashore set the sails lower, the bridge, the princess still is sleeping. Serene unearthly winds are blowing stones and dirty and clear eyes throwing clarity has vanished like so bad. Wow. Deserto California con Joshua Tree. Che panorama! All'ombra della pianta e all'ombra di Valentino fa veramente freddo. Mi sposto subito al sole. Mentre aspetto l'uscita, il motore si scalda un pochino, andiamo a vedere da vicino questo Joshua Tree. Questo è un po' morente. Ma ce ne sono tanti altri che stanno nascendo. Là in fondo c'è una vera e propria foresta. Cioè, guardate qua. Sembra che stia per nascere una foresta di Joshua Tree. È l'inizio di una nuova fase del viaggio. Queste sono tutte le tane dei topi canguro. E anche questa notte Lucia ha messo la stealth cam e ne ha beccato qualcuno. Continuavano a passare topini canguro a raffica, proprio a nas. Ciao topini! Riprendiamo le nostre tracce di ieri sera. Wow! Passiamo ancora a fianco a tutte queste farm di pannelli fotovoltaici e là in fondo si vedono ora meglio le pale eoliche e là notiamo anche la quantità di tralicci che comunque poi sono necessari per trasportare l'elettricità. Los Angeles alla mia destra, dista circa 90 km in linea d'aria, e chiaramente si porterà via un bel po' dell'energia prodotta da queste parti. Incuriosito dal tema, sono andato a vedere sul sito della Commissione Energetica della California e ho scoperto che nel 2020 più o meno il 34,5% dell'energia necessaria veniva prodotta con fonti rinnovabili. Se consideriamo quelle a zero carbon, ovvero le centrali idroelettriche e il nucleare, arriviamo a circa il 59%. Da questo lato ce ne sono ancora? Qui hanno ancora tanto margine tra i pannelli e il recinto. Beh, direi che lo spazio qua non manca.
impazzito qualche giorno fa e mi ha segnato che abbiamo percorso 200.000 km in qualche ora. Non so bene quanti chilometri abbiamo percorso dall'ultimo pieno. L'attacca qua sta arrivando verso la fine e ancora non è che ho testato bene se la mia modifica all'indicatore sia così precisa. Qui, usando l'applicazione, abbiamo visto che ci dovrebbe essere una pompa decisamente economica per i prezzi della California. Vediamo se è farlocco o meno, adesso proviamo. Eh sì, perché ci vorrebbe risparmiare un bel po', quindi speriamo. Dovrebbe essere al paese che incontreremo in fondo a questa strada asfaltata. Siamo quasi arrivati, siamo usciti dalla strada principale e siamo arrivati in questo paesino veramente stranissimo. Diesel 5.7. Non è il prezzo che c'è segnato sulla applicazione. Fregato. Ragazzi, purtroppo è una fregatura. Il prezzo non è quello che era segnato sull'applicazione, non è la prima volta che capita. È comunque un prezzo più basso rispetto a quello che c'è tutto qua attorno. Quindi faremo un po' di diesel e poi proveremo una pompa che abbiamo visto a un centinaio di chilometri da qua. Qui, come in quasi la totalità delle pompe statunitensi, c'è lo sconto se si paga in contanti e un prezzo diverso se paghi con la carta di credito. Quindi abbiamo messo pochissimo, giusto per non rimanere a piedi così. Visto che ancora devo capire bene se la modifica che ho fatto qua è precisa, però non voglio testarla quando non c'ho diesel. Basta pochissimo con il camion fermo sotto l'influenza del sole per far alzare la temperatura nella cabina di guida. Che strane queste montagne, ragazzi. Abbiamo toccato anche i 160.000 km di Valentino in questo momento. Tanti auguri. Bene, siamo usciti dalla strada perché qua a regola dovrebbe esserci, secondo l'applicazione, l'altro distributore di benzina a basso costo. Vediamo un po', nel caso ci adegueremo ai prezzi locali, perché più o meno abbiamo capito che sono quelli. Sì, ci facciamo poche aspettative. Un paio di volte ci ha sorpreso il prezzo negli Stati Uniti, non bisogna dar per scontato che non ci siano grandi differenze. Ragazzi, questa volta l'app ci ha preso. Il prezzo è 4,9, diciamo. Quasi $2 in meno rispetto al media californiano. Quindi qua 4,9, direi che riempiamo tutto. Bene, ma ora che abbiamo riempito per bene il serbatoio, direi che più o meno ci fermiamo qua. In questa zona sono ritornati ad esistere i Cracker Barrel e quindi con tutta probabilità stanotte ci fermiamo al parcheggio di questo ristorante che ci ha ospitato diverse volte. Valentino, è bello pieno! Eccoci qua, il parcheggio mi sembra abbastanza pieno, ci sono già anche i camperozzi. Cominciano a scarseggiare i posti pubblici dove parcheggiare. Però il Cracker Barrel, devo dire, è sempre stata una buona chance. Vedremo un po' questa notte, ma adesso vogliamo andare a vedere cosa vendono qui al Cracker Barrel, anche per ringraziarli dell'ospitalità. Hai fame, eh? Ho anche fame, sì, parecchia. Ragazzi, intanto entri e c'è subito il negozio, che non è solo quello dei gadget di questo posto. C'è tutta roba country, dei vari stati degli Stati Uniti. E questo è l'interno del ristorante, ragazzi. Guardate tutti i gadget appesi. Ragazzi, specialità pollo, fatto in tutti i modi, non fritto e fritto. Quindi lo proveremo tutte e due, ma vi facciamo vedere. Intanto hanno portato tonnellate di pane e questo non sembra niente male. E tra l'altro con la marmellata. Perché la marmellata? Fortuna che hai detto che non avevi fame. Stai iniziando con pane e burro. È buono. Quindi abbiamo preso questo che è fatto in country style mode. Patatine fritte, mashed potatoes, pollo fritto, patatine fritte e una sorta di sformato di patate. Posso riprendere poco perché c'è una buona musica country che mi censurerebbe YouTube. Ma vi posso dire che la cameriera si è iscritta al nostro canale, era molto incuriosita dal fatto che stavamo facendo i video. Buon appetito. Ragazzi, ma dove siamo? C'è una nebbia, ma da dove arriva? Dopo giornate di sole estremo, muy caliente, è tornato l'inverno. Non lancio le ciabatte per terra perché qua c'è stato todo. Se se ne vanno per qualche motivo le devo raccattare, non voglio camminare su questo terreno. Entro dentro perché fuori fa fresco. Devo dire che non è stato particolarmente silenzioso.
bene o male si sentiva sempre un po' di traffico. Abbiamo dormito bene perché siamo abbastanza insonorizzati, adesso non al 100%, però insomma non era come le notti precedenti, questo dobbiamo dirlo. Tuttavia, se ci avviciniamo verso la costa, qui in California, da questa latitudine, andando verso sud, diventa sempre un po' più complicato trovare posti. Questo è un bel camperozzo e ieri sera è venuta la signora a salutarci, è una famiglia che vive nel camper. Salutiamo il Cracker Barrel che ci ha ospitato stanotte insieme a questo mega camperozzo con estensione. Vivono on the road anche loro e momentaneamente sono parcheggiati qua. Siamo quasi arrivati all'oceano. Questa strada si butta proprio giù in picchiata. You know I'd only let you down. I see you don't know what you're doing. I wonder why you come around when you see this storm is brewing. Beh, prima di prendere la strada del deserto, direi che ci fermiamo su questa spiaggia, anche perché abbiamo appuntamento con un amico che abbiamo conosciuto la prima volta che siamo passati da queste parti. Direi che ha proprio tutto il sapore della California questa spiaggia. C'è anche la postazione del Baywatch. Eccolo Gianni, il nostro amico, non so se ve lo ricordate. Ragazzi, ciao Gianni. Ciao, ciao, benvenuti ancora ragazzi, ritornati a San Diego, California. E adesso ci porta a fare un giro qua in questo parco, che è proprio lungo la spiaggia, inizia da qua. Ragazzi, qua siamo saliti sulla vetta di questa collina e c'è El Mirador, nome mai più appropriato. Guardate che vista. Ragazzi, adesso stiamo andando a fare il percorso sulla spiaggia e dobbiamo riscendere dalla collina e qua sono segnate le maree perché questo percorso si può fare solamente con la bassa marea. Possiamo camminare tranquillamente dopo le 10:30 oggi, prima devi nuotare. E quindi andiamo qua sotto, tutti tornanti fino laggiù, e guardate che strane conformazioni, tutta l'erosione dell'oceano. La mappa della spiaggia, siamo qua, dobbiamo passare attraverso queste conformazioni di sabbia compattata, evitare di cascare. Retola tutta questa roccia, pian piano sparirà. Guardate qua, qui quando c'era l'oceano che arrivava fino a qua, mamma mia, si camminerà sull'umido, eh. Ragazzi, incredibile, è sabbia compattata, è incredibile, sand rock, ci vuole il geologo, cioè se tocchi così la consumi, figurati l'oceano. Stanno i serpenti, ragazzi, che scogliera, e qua se c'è la marea non ci cammini. E adesso noi proseguiamo qua, sfruttando la bassa marea, camminiamo un po' distanti da questa scogliera perché le rocce ne cadono in continuazione e andiamo là in fondo, dove c'è Valentino. Ragazzi, e tutte queste possono sembrare piccole pietre, ma no. In italiano si chiamano arselle, sono piccolissime, sono miliardi, sembrano piccole pietre. Wow! E ragazzi, Gianni ci ha portato anche un adesivo del California Fire, i vigili del fuoco che spengono gli incendi enormi che ci sono in California. Ci ha portato anche un sacco di cose da mangiare.
E adesso ci facciamo una bella spaghettata tutti insieme. Bella pasta, ci sta, italiana. Oh. No, lo zafferano. Questo, cioè, questo è tanta roba. Visto che sono delicato, voglio il mio. Wow, questa è tanta roba. Tanta roba. La facciamo subito. Qua facciamo molisana con il sugo steps over caprino pomodorini. Guarda qua. Abbiamo la spiaggia della California. Niente male, guarda qua. Spruzzata di parmigiano e pecorino. Buon appetito a voi. E grazie, grazie, grazie. Che fame. Salutiamo questa lunghissima spiaggia. Dopo il nostro pranzo con Gianni. Mi sento un po' appesantito in effetti. Ho mangiato un po' troppo. I gabbiani. Bellissimo posto. Ma adesso dal mare alla montagna. Lassù verso i monti. Dobbiamo passare queste montagne e dall'altra parte il panorama cambierà completamente e ci ritroveremo nel deserto. Sarà uno stacco pazzesco in relativamente pochi chilometri. Qui ragazzi siamo arrivati a 1000 passametri di altezza. Abbiamo passato Julian e adesso qua si prosegue in salita, ragazzi, si va sempre più su. C'è scritto che in questo periodo le macchine devono avere con sé le catene. Ah, sempre più in alto, sempre più in alto, il deserto è dall'altra parte. Qua è ancora bello verde. Abbiamo un paio di spot che vogliamo andare a visitare, ma credo che ci fermeremo appena magari inizierà la discesa di qua, dall'altra parte. Adesso una bella serie di curve guidate che ci porterà nel deserto. Arrivati nell'Anza Borrego Desert. Bellissimo, ed è incredibile trovarsi in questo maremoto di cactus dopo essere passati in questi posti così di montagna. La strada è un po' stretta, ma dovrebbe portarci a un'area dove si può campeggiare liberamente. At this moment, no one can tell where we should go. Qui siamo tornati nella zona delle BLM Land, ovvero queste aree che sono controllate a livello federale, dove si può campeggiare per un numero limitato di giorni, ma non si paga niente, si può stare. Tantissima roba. La strada è un po' stretta, però in realtà qua ci sarebbero già degli spot. Siamo assolutamente fuori stagione. Fa freddo, siamo comunque a 700 metri. Qua direi che non è niente male. Adesso dobbiamo solo cercare un posticino un po' più in piano. Facciamo lo slalom fra i cactus.
Che posto! Adesso mi sa che ci dobbiamo mettere un po' in bolla. Super bolla! Ragazzi, i grandi spazi del deserto della California. E questo è Lanza Borrego. Quando siamo passati un anno e mezzo fa, non siamo riusciti a visitarlo tutto. Avevamo capito che era bellissimo, ma faceva un caldo, ma un caldo. Adesso si muore di freddo. Ci saranno 0 gradi e fa veramente freddo. Guardate qua che piante. Magnifiche. Pazzesco, ragazzi. Siamo arrivati poco prima del tramonto. Questo è rimasto appeso qua alla nostra riparazione. Questa mattina, caffè con la cucumella, qua nel deserto della California. C'è un silenzio pazzesco. Non si sentono neanche le foglie di queste piante muoversi. Silenzio assoluto. Il sole è iniziato a illuminarci da relativamente poco, perché prima era dietro quella montagna. In questo periodo dell'anno rimane sempre molto basso e quindi bisogna aspettare tanto prima di avere un po' di luce sul pannello fotovoltaico. Credo proprio che adesso andremo a fare 2 passi lì, da quella parte. In the heart of creation, where nothing is real, where nothing but potential. Want to do, 'cause I believe that it's rare. Only badass people do that. When the first rays of the sun hit the fresh green leaves, and a rabbit. Dopo aver fatto colazione abbiamo deciso di fare la nostra lavatrice qui. E quindi dopo un bel po' di tempo torniamo ad usarla e speriamo di poterlo fare nuovamente nel prossimo futuro. Ci siamo venuti apposta per rimanerci un po', quindi oggi ci fermiamo qua. Todo il dia, tutto per noi. Cioè, pazzesco. Luci, andiamo anche a fare 2 passi là in fondo. Sì, è caldo ma non troppo. E quindi... E qua abbiamo anche... dei resti di queste piante attaccati alle ruote. Qui non ce ne sono, ma nel Sahara una spina di acacia può tranquillamente riuscire ad entrare dentro la carcassa di questa ruota. Lasciamo un attimo Valentino lì da solo in questo spazio magnifico. Fa un po' freddo? Ma io non capisco, quando esce il sole è caldissimo, quando va via no. Qua ci sono le nostre tracce, quelle che abbiamo lasciato ieri cercando il lugarcito. Qua prendiamo questo percorso e dice che non ci si può venire con i mezzi a motore. Che bello. Nel deserto si riesce a percepire la resilienza della natura, che cerca di sopravvivere nel posto dove ti sembra più difficile farlo. E se ne percepisce la perfezione, l'adattamento, sia delle forme vegetali che delle forme animali. E ragazzi, qua c'è anche un agave. Non credo che ci si possa fare la tequila, però. Tequilita! Contro luce queste piante sembrano dei coralli. Bellissimo, ragazzi. E da quest'altra parte della collina, affacciato su questa pianura che sembra quasi un lago prosciugato.
tutta questa zona che ci sta qua davanti è una BLM Land, ovvero ci si può rimanere a campeggiare al massimo 14 giorni. No, guarda quel cactus. Cioè, sto cactus è alto un metro, eh. È un metro. Cioè, è cresciuto fra le rocce. Parlavamo di spirito d'adattamento. Chissà se magari ha bisogno di un po' di protezione. Sembra una pianta carnivora. Bene, ma la lavanderia nel deserto prevede che vi sia anche un posto dove stendere i panni. E noi utilizziamo la nostra scala, che è un sistema che abbiamo già collaudato tante tante volte. Con questo non voglio dire che abbiamo la scala ancora solo per quello. No, effettivamente anche per altro. Come vedete è molto più scuro perché effettivamente si è fatta una certa. La giornata è trascorsa molto velocemente, anche perché le ore di luce non è che siano poi tantissime in questo periodo. Ma qua vedete che ho tolto il mio NAS e me lo sono messo qua sulla scrivania perché devo fare un'operazione molto importante. Qualche giorno fa ci avete visto ritirare un po' di pacchi di Amazon. Non li abbiamo ancora aperti tutti. Tra questi c'erano gli hard disk necessari a fare l'upgrade del mio NAS 1, lo storico, come la numero 1 di Zio Peperone. È quello il NAS con cui siamo partiti e dei quattro che abbiamo è quello che naturalmente aveva i dischi più piccoli. Cambiamo i dischi e mettiamo quelli nuovi. Ho già fatto tutta la procedura di backup e passaggio dei dati in un altro NAS, quindi questo ce l'avevo libero e posso fare l'aggiornamento dei dischi molto facilmente. Tac, tac, tac. Tolgo i miei dischi da 3 tera e metto i miei nuovi dischi da 8 tera. Adesso non mi resta che configurare tutto quanto.